di Abbia Energie, da parte della sede di Ancona. Abbiamo questo stand, oltre che essere sponsor di questo evento, abbiamo questo stand ecosostenibile in cui attraverso le biciclette creiamo una dinamo per far provare ai clienti quanto è faticoso provare a produrre energia, che parte, fa partire la dinamo direttamente della spremuta, in modo da creare una spremuta a costo zero, gratuita per i clienti, ecosostenibile. Poiché noi siamo un'azienda che acquista, produce e rivende energia solo da fonti rinnovabili su tutto il territorio italiano, e siamo presenti ovviamente anche sul territorio fanese, pesarese e anconetano, su tutte le Marche. Questo è il nostro stand mobile fatto ad hoc per questo evento. E oltre a questo diamo informazioni, siamo un'azienda che non lavora con pubblicità sui media, non lavora con porta a porta e non lavora con telefonata a casa, ma solo con un passaparola di qualità. Quindi questo obiettivo è proprio la sensibilizzazione e la consapevolezza. Tutto qua, grazie. La nostra è una cooperativa che è nata per poter utilizzare un prodotto che veniva buttato perché non è interessante per la produzione del tessile tradizionale, e quindi per cercare di capire meglio come poterlo utilizzare abbiamo chiesto aiuto all'università. Con l'università abbiamo fatto tutta una serie di ricerche per individuare i prodotti migliori da presentare sul mercato alle imprese per poterci fare scegliere. E questo ci ha portato a mettere a punto delle idee che abbiamo brevettato, sono state accettate in Italia, sono in estensione a livello europeo, il prodotto è quello che abbiamo fatto vedere nelle varie dimostrazioni, e c'è un interesse notevole e stiamo presentandoci sul mercato. Brebei ha sviluppato un prodotto con delle eccellenti qualità termoisolanti e delle eccellenti qualità sulla struttura del prodotto, sviluppando una tecnologia innovativa che permette di avere il prodotto stabile dal punto di vista dimensionale, elastico, mantiene le sue caratteristiche di spessore e quindi mantiene anche le sue caratteristiche termoisolanti. Questa tecnologia ha permesso di sviluppare il prodotto Tecnolana, che ha una disposizione trasversale delle fibre in modo da poter sfruttare al meglio la caratteristica di elasticità e di resistenza della fibra di lana, mantenendo le altre peculiarità dal punto di vista termofisico, cioè materiale altamente igroscopico, quindi contribuisce a regolare l'umidità degli ambienti in cui è posato, e poi ha la caratteristica meno conosciuta della lana, quello di poter convertire alcuni inquinanti come la formaldeide, gli ossidi d'azoto e gli ossidi di zolfo, che vengono inglobati all'interno del proprio reticolo molecolare senza poi più costituire un deposito tossico nel materiale. Tecnolana è un ottimo isolante per la casa. Salve, io sono Ramona Roccheggiani, mi occupo da circa 12 anni di bioedilizia. Utilizzo tutta una serie di prodotti naturali, di origine quindi naturale, ma anche il cui ciclo non va ad impattare in maniera pesante sull'ambiente. Oltretutto sono assolutamente atossici, non danno problemi, ripeto, né all'applicatore né all'utilizzatore finale. L'applicazione può essere fatta sicuramente sia in nuove strutture, ma anche e soprattutto direi su ristrutturazioni, quando dobbiamo fare dei risanamenti. Un esempio di questa applicazione potrebbe essere quando dobbiamo rinfrescare semplicemente il nostro appartamento e dobbiamo tinteggiarlo, piuttosto che utilizzare prodotti di origine chimica, potremmo utilizzare tranquillamente dei prodotti di origine 100% vegetale, quindi con un'autodichiarazione delle componenti 100% parliamo di chimica vegetale, con le medesime tipologie applicative, quindi senza grossi problemi a livello né per l'applicatore e neanche per il fai da te, contribuendo a ottenere un ambiente molto più sano sia per noi ma soprattutto per i bambini, ad esempio, o dove ci sono persone che hanno problemi di allergie e quant'altro. Oppure parliamo degli isolamenti,
no? Che è un tema molto importante che abbiamo anche oggi trattato nel convegno dedicato agli edifici intelligenti, comunque tutto ciò che significa la riqualificazione può essere egregiamente realizzata con sistemi naturali, dove da un lato abbiamo delle prestazioni comunque importanti riconosciute dai termotecnici, comunque sia di isolamento invernale che estivo, però in più come valore aggiunto abbiamo appunto la traspirabilità, la naturalità del prodotto e il più basso impatto ambientale. Ricordiamoci che ogni prodotto quando viene costruito ha un suo impatto che varia dalla tipologia del prodotto stesso, quindi pensare un po' anche al ciclo di vita del prodotto è importante nel momento in cui si va a sceglierlo. Oggi abbiamo presentato anche dei sistemi innovativi, c'è tanta ricerca in questo momento nel settore della bioedilizia, si cerca di ottenere dei risultati con prodotti che normalmente non sono stati mai usati in maniera importante nell'edilizia e in effetti abbiamo delle start-up innovative che vincono dei premi ambiente, per cui questo significa che comunque sono prodotti che possono dare un contributo senza andare a compromettere quello che è l'ambiente che ci circonda. Nello specifico possiamo utilizzare dei pannelli in lana di pecora, in fibra di legno, in sughero, prodotti a base di calce idraulica naturale che è un prodotto principe, no? Utilizzato fin dall'epoca dei Romani, che hanno anzi contribuito a rimandarci la tecnica costruttiva, no? Ancora oggi troviamo, possiamo visitare qualsiasi sito archeologico e vediamo anche come sono stati utilizzati e come si sono conservati questi manufatti. Anche Emergency è qui a Fano alla festa della sostenibilità, come gli altri anni eravamo presenti, anche quest'anno non siamo voluti mancare. È qui presente perché Emergency comunque al di là dell'opera che svolge a livello sanitario nel mondo e anche in Italia è comunque vicina ai diritti dell'uomo, della terra e ai diritti dei lavoratori e quindi giustifichiamo appunto la nostra presenza così, con il nostro banchetto e portando appunto la parola di pace di Emergency e la parola di rispetto appunto della terra e del lavoro dell'uomo che deve essere ben retribuito e facile e vicino alla terra senza rovinarla, senza usurparla e violentarla.